The Show. Baciala. Direli un limone duro, Ale. Non è neanche morto. Siamo in una scuola calcio di Roma. Gesù e Alberto hanno radunato qui 6 discepoli per compiere la loro rivincita. Lui è Andrea, discepolo scelto da Alberto. Ha superato le prove calcistiche e quelle nerf, così si è dimostrato degno a costringerci a fare prank. Sigla! Bellissima sigla, ragazzi, eccoci con Andrea, il nostro discepolo! Di Roma, discepolo di Roma, quindi che facciamo oggi, eh? Dai, siamo carichi. Stai calmo, sì, vabbè, che devo fare? Di Roma, irruente. Chi è? Vai, Villa Borghese, insegna ai romani come si usa. Romani, io non ve temo, e ricordate che c'è sta solo una capitale, Milano. Roma è troppo piccola per tutti e due. È la tua donna? Sì. Tieni, proteggila. No. Se poi una schiaffa, cioè adesso non per dire. Siete romani di Roma voi? Eh? Siete romani di Roma? No, no, se. Beh, difendetelo un milanese di Milano, va? No, no, no. E petto di pollo? Sì. Risposta sbagliata. Allora hai insegnato? Se io non credo molto nella teoria, vado subito alla pratica. Infatti ho reclutato mezzo mondo tra argentini, russi, cioè di tutto, però dai, alla fine è Romani anche. Ok, vai, ora tocca a lui, dai. Fare qualcosa anche a me, voglio dire. Ok, adesso vai in un bar e ti comando io. Ah. Vabbè, meglio ragazzi, non essere troppo cattivo, ma io non ho paura di nulla. Ciao, mi fai un succo di frutta e una brioche, per favore? Ale, sei diventato un cane. Appaia in mezzo alle frasi. Sì. Questo qua. Ha tanti zuccheri questo qua. Dentro. D'apposto. Ora bevi e mangia come se fossi un cane. Sì. È il tuo cibo, non fartelo rubare. Ma del giorno. Fermati. Questo è il tuo territorio, ringhia. Abbaia, abbaia. Mo' devi andare a fare pipì. Tutto a posto? Niente. Allora, micio bau bau. Vedo. Fare il cane, cavolo. Sì, il cane. Sei cattivissimo. Barboncino, Carlino, cos'è? Sentivo molto chihuahua. Okay. Barista, l'ha capito che mi sta per prendere a bastonate. Okay. Adesso chi tocca? Cosa ci fa? Fa fare il gatto a lui? No. Ale, ancora tu. Adesso ti mandiamo da una ragazza. Ancora teleguidato? Certo. Però ti aiuto anch'io stavolta. Gli facciamo un mazzo così. Non mi fate fare il cane con la ragazza. No. Vabbè, vado. Ale, ferma quella ragazza e parlagli con un accento spagnolo. Sì, escúchame. Una pregunta. Io vengo dalla Spagna e sono qua per lavoro e dove avevo bisogno di informazione. Ale, digli che tipo fai un lavoro che dove c'entrano le rane, una roba del genere, inventatelo te. Scusa se non so parlare bene italiano. Perché il mio lavoro ha a che fare con. In italiano non so come se. L'animale dello stagno. E va. La rana. Faccio l'addestratore dei rane. Allora, devi fermarti, fissarla e muovere la lingua come un serpente. Capito? Così. Ora dille che tu sei il ranocchio della principessa e tipo devi baciarla. Io posso fare il tuo ranocchio e tu la principessa? No, guarda, già ce l'ho il mio ranocchio. Tu hai già il ranocchio? Baciala. Tanto non lo fa perché la sua ragazza gli fa un mazzo così 100%. Dai, direli un limone duro, Ale, dai, su. Non è neanche morto. Tipo abbracciala forte e digli che in Spagna gli abbracci durano minimo un quarto d'ora. Potremmo abbracciarsi. Abbracciamo, senso. In Spagna le abbracci durano almeno un quarto d'ora. Ah, vabbè, ok. Cantali quando è stanotte tramonta il sole, mon amour, mon amour, mon amour. Questa è una canzone spagnola del nostro autore, sì, Giulio sì. D'Alessio. Sì, papà sì. Spagnolo e mamma tedesca.
No, perché io avere anche mamma tedesca e papà spagnolo. Ah, sì? Sì. Ammazza, che è un melting pot di culture. Dille che ti ricorda un panino con i crauti, questa cosa ti piace parecchio. Beh, perché tu ricordi me un panino con crauti e questa cosa mi ricorda mia mamma e io questo mi gusta. Stu. Ora stringere la mano e non lasciargliela più. E dille che tipo è usanza in Germania far così. Grazie. Che in Germania si stringe mano per 40 minuti. Ah, ok. Quindi mo dobbiamo stare qui 40 minuti così. Mandale dei bacini. Ora le mettiti in ginocchio e chiedile di sposarti in francese, perché tua cugina è tipo francese, una mezza francese. Guarda, non ovviamente fretta, però dovrei prendere il treno, quindi. Excusez-moi. Voulez-vous sposez-moi? Ah, pure francese. Mia cugina francese. Ascolta, ho girato tutta l'Europa. Che devo fare? Parlare romano? Che mio nonno è romano. Non so, questa... mancava l'italiano. Ringraziamo Andrea che ci ha comandati qui in questa tappa di Roma, di Roma. Ci vediamo presto a Napoli, ma mi raccomando lasciate un like se vi è piaciuto questo episodio con il nostro discepolo romano. Ragazzi, perché tutti i discepoli che parteciperanno ai 3 episodi sono in gara, quindi l'episodio che prenderà più like decreterà il nerf champ. Ragazzi, non perdetemi nemmeno le reazioni e il backstage e commentate nei commenti e dove se no con la vostra scena preferita, ragazzi. Forza Roma, forza Lupi, sono finiti i tempi cupi. Un'informazione, oltre a te c'è un altro cesso nel locale? In che senso? Eh no, perché ho mangiato due gianduiotti stamattina, c'è un po' di sciolta, devo andare in bagno.